Nell'autunno del 1943, in Piemonte, una giovane ebrea proveniente dalla Francia veniva nascosta da mio nonno, Felice Desideri, in una baita in montagna. Il suo nome era Isel. Una storia accaduta in Italia che racconta l'umanità dei militari della Quarta Armata e della popolazione del Cuneese durante la tragedia dell'Olocausto. L'aveva nascosti amici. Era padre, madre, essa e io, un fratello. La baita a cui oggi si arriva solo inerpicandosi nella montagna era della sua futura moglie, mia nonna Angela. All'epoca dei fatti era disabitata perché utilizzata solo in estate, in alpeggio, come usavano fare le genti di montagna. È lì che mio nonno nascose la famiglia di Isel. E fu solo per caso, quando salì per controllare le tegole dopo una nevicata, che mia nonna lo venne a sapere. Allora aveva nevicato e aveva fatto brutto tempo. Allora mio padre dice: andate un po' a vedere la curvanza, se ha mosso qualcosa, il tetto, qualcosa. E noi siamo andati, tutti e due siamo andati là, tutti assieme. Vedo una dentro la casa, scappa di corsa, viene lì a Felice, lo chiappa, l'abbraccia. Oh, come se l'avesse visto la sera, può darsi che l'aveva visto la sera. Però non era mio marito ancora, E dice: è una che ho conosciuto, così e così. Dice: è un'ebrea. Dice: l'ho conosciuta. Dove l'ha conosciuta non me l'ha detto. Io l'ho vista quella volta soltanto, quella. Da lui, da mio marito, ho saputo che si chiamava Isella. Fu nelle ore immediatamente successive alla proclamazione inaspettata dell'armistizio che circa 800 ebrei, tra cui Isel e i suoi cari, abbandonarono la Francia. Partiti da Saint-Martin-Vésubie, dove si trovavano in residenza coatta, raggiunsero San Giacomo di Entracque e Terme di Valdieri, in Italia, attraverso il Colle di Finestra e quello di Ciriegia. La traversata delle Alpi avvenne in tempi e modi diversi. Ci fu chi partì l'8, ma anche chi si avventurò l'11 e il 12 settembre. Portarono via poche cose, ma durante il tragitto furono costretti ad abbandonare anche quelle. Dal 1999, ogni seconda domenica di settembre, viene organizzata una marcia proprio per commemorare quello che, a detta di molti, fu un vero e proprio esodo biblico. Un anno si sale sul Colle di Finestra e un anno su quello di Ciriegia. C'è gente che parte dalla Francia e gente che parte dall'Italia. In cima al colle, al confine, si incontrano. Ma perché gli ebrei intrapresero questa marcia estenuante? Nel novembre del 1942, dopo che ne aveva già occupato i due terzi, la Germania terminava l'invasione della Francia, conquistando i territori indipendenti di Vichy attraverso l'uso di forze germaniche e della quarta armata dell'esercito italiano, di cui faceva parte anche mio nonno. L'occupazione italiana della Francia meridionale fu insolita, almeno per quanto riguarda l'atteggiamento dei militari nei confronti degli ebrei. Gli italiani, infatti, non vollero adottare la soluzione finale, ma si limitarono a sottoporre gli ebrei a una sorta di domicilio coatto in diverse località dell'entroterra francese.
Non erano prigionieri. Avevano affittato degli appartamenti per abitarci. Il giorno andavano dove volevano. Ci sono stati dei matrimoni, si sono sposati tra di loro. Per l'armata italiana dovevano solo firmare al mattino e dopo erano liberi di fare quello che volevano. Solo nella cittadina di Saint-Martin-Vésubie abitarono decorosamente un migliaio di ebrei. Era un vero piccolo shtetl, un paesino polacco assolutamente ebreo. Sinagoghe nella stessa casa che non esiste più. C'era la scuola ebraica e la sinagoga. Tutto era stato organizzato affinché i giovani dimenticassero la guerra. Erano polacchi arrivati dall'Austria, dalla Germania. C'erano tedeschi, polacchi, cecoslovacchi, qualche russo. E la grande maggioranza delle famiglie che sono arrivate a Saint-Martin erano già orfane di madre e di padre. Erano smarriti, così mandati nei campi di concentramento, erano disperati. Così i giovani hanno cercato di godersi la vita. A parte David Blum e altri giovani di 17, 18 o 20 anni che facevano la resistenza e già stavano preparando i documenti falsi per scappare. Questa è un'esposizione che ho presentato a Milano, al Consolato d'Italia a Nizza e più volte nella Vésubie, che ho dovuto aggiornare mano a mano che facevo nuove scoperte. Per esempio, l'occupazione italiana. Ecco la stazione degli autobus di Nizza che faceva la navetta per portare gli ebrei a Saint-Martin-Vésubie. E lì è avvenuto un piccolo miracolo per questi giovani. Molti mi hanno detto: a Saint-Martin, tra le montagne, abbiamo ritrovato la forza di vivere. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro... La sera dell'8 settembre del 43, però, con la diffusione della notizia dell'armistizio firmato tra l'Italia e gli alleati, quel periodo di spensieratezza durato quasi un anno improvvisamente finiva. Lo ricorda una targa commemorativa che dal 1995 si trova proprio al centro del paese di Saint-Martin. E mentre la Germania si apprestava a conquistare tutti i territori della ex alleata, gli italiani, ormai allo sbando, si diedero alla fuga. E quando l'armata italiana si è ritirata, gli ebrei si sono messi in marcia con loro per andare in Italia. La sera dell'8 è stato il comandante italiano ad allertare tutti. Du 70e anniversario di questa marcia, il faut saluer la presenza ici des élèves de l'école Ortora avec leur directeur monsieur. Hanno preso tutto ciò che avevano, gli abiti, le lenzuola dei letti presi negli alberghi. Li hanno messi nelle valigie per fare dei sacchi e portarli sulle spalle, come si vede nelle foto dell'epoca. E così si sono messi in cammino. Oggi la marcia, anche se è dura, è fatta da uomini che conoscono la montagna, ben attrezzati e soprattutto con buone scarpe. Allora ci fu chi arrivò in Italia con i piedi nudi e sanguinanti. Nous avons une liste de 45 enfants de moins de 18 ans. Cercavano una libertà che purtroppo per tanti di loro non arrivò. Tra essi anche 45 bambini che furono deportati e immediatamente gasati ad Auschwitz. Abraham Charlotte, 5 ans. Abraham Yvonne, 2 ans et demi. Kufer Hélène, 3 ans et demi.
Linder Roland, 9 mois. Yizkor Elohim Nishmot Kol Achim Bnei Israel Shemazru Nafsham Al Kiddush Hashem Ana Yishama Bechayenu. Arrivati in Italia, infatti, gli ebrei che venivano dalla Francia furono accolti dall'emanazione di un bando che gli intimava di consegnarsi alle forze tedesche. Tanti, tra cui Israel, rimasero nascosti nelle montagne e furono aiutati da persone come mio nonno. Anche a distanza di anni, Felice non riuscì più a scrollarsi di dosso quella storia e soprattutto a non dimenticare il nome di quella ragazza, tanto che nel 1951, quando nacque sua figlia, lui, ex soldato della Quarta Armata, decise di chiamarla Isella. Veramente volevo mettere un altro nome, ma ho detto a Felice, allora, Felice, come te la vuoi rilevare, Isella? Ci sarete? Ma la per davvero? Ah, dice, ti va a te? A me? Se ti piace a te, a me mi piace. Questo è il mio marito, si chiama Desideri Felice. Io non l'ho visto vestito da militare, perché è venuto con tutti i pantaloni strappati, sopra aveva delle donne. Come avevano trovato per la via? Appartenente al 208° reggimento della Quarta Armata, e come gli ebrei, anche lui in fuga dai nazisti dopo l'armistizio, è felice ad essere il vero protagonista di questa storia. Lui, di stanza tra Soyeux-Pont e Soyeux-Ville, in guerra e lontano da casa, che si innamorò di mia nonna mentre fuggiasco si nascondeva tra le montagne, non esitò ad aiutare una giovane ebrea quando gli chiese aiuto. Qua mi sono incontrata col mio marito. Io veniva di là e lui veniva di là. E abbiamo fatto questa via lì. Anche se vive da moltissimi anni nel paese natale di suo marito, Poggio Bustone, nel Lazio, mia nonna, Angela Bruno, è piemontese. Questo è il paese, è la borgata mia, si chiama Chioti Soprani. Lì è nata, lì si è fatta donna, ed è lì che torna tutte le estati da ormai 30 anni, in occasione della festa di Sant'Anna, accompagnata dai figli e dai nipoti. Tutti la ricordano quando partì, finita la guerra, per seguire suo marito. Io mi ricordo nonna quando è partita. Ma cosa va a fare laggiù? Ma se suo marito laggiù, deve andare laggiù. Se non era per la guerra, lui rientrava al paese. Invece hanno dovuto scappare. E dove andavano? C'era la morte intorno, se li prendevano li uccidevano. Ma ce n'era tanti, sfollati quelli lì. E tanti tentavano di andare a casa. Allora tutti chiedevano da mangiare. Tante vie lo fate un po' monasca, lo avevano un po' pazzo, capire. E tante vie piuttosto che una pina brunta. Plaudono tre bodi, fate un pasta bodi, fate no, che buona minestra, come l'ho mangiato volentieri, eccetto, ne via due giù. È tra queste valli, le vallate occitane del Piemonte, terra di usi antichissimi, dove un tempo cantavano i trovatori, che si rifugiarono quelli che venivano dalla Francia, fossero essi soldati sbandati o ebrei. La gente delle montagne, infatti, semplice e legata ad alcuni valori fondamentali dell'umanità, li ha aiutati. E al loro fianco si è battuta contro l'ingiustizia e la brutalità dell'invasore.
È proprio in queste zone, infatti, sulle montagne sopra Valdieri, alla Madonna del Colletto, che è nata quella che, dalla storiografia, è considerata la prima formazione partigiana d'Italia. La vicenda della ragazzina Isel si inserisce in questo contesto di storia ed è un episodio tra i più toccanti e tra i più belli di questa solidarietà tra persone che soffrivano. Per salvare una persona delle volte si fa tante cose, sa? La storia di questa ragazza Isel George e della sua famiglia si unisce alla storia di due piccole località del Cunese, tra il Gorrè e Valloriate, dove anche la mia famiglia, la famiglia di mio padre, da Cuneo si era nascosta dopo l'arrivo dei tedeschi. Sembrerebbe infatti che dopo un primo inverno trascorso nella baita di mia nonna, i George, o meglio i Gorge, la famiglia di Isel, come racconta la signora Caterina, si fossero spostati in un'altra zona sulle montagne, sopra la frazione di Rittana, dove entrarono in contatto con i fratelli Cavagliò. Erano nascosti, ma la gente li aiutava. Anche buon'anima del mio papà le portava sempre qualcosa. So che si chiamava Lise, era austriaca. Dove erano alloggiati i viennesi era una vecchia stalla abbandonata, raccontava lo zio di Alberto, Riccardo Cavaglion, nel Rastrellamento, l'unico documento scritto in cui si parli di Isel. I Gorge avevano sistemato un grosso letto con della paglia, un lettino per la figliola, una stufetta e un tavolo. Poi c'era un papà e un figlio belga che si sono salvati lassù. E quando c'è stato il raffreddamento, questo ragazzo è scappato. Questa signorina Liesel ha detto, ha pianto, ha detto il mio amoroso ha lasciato, i tedeschi l'hanno rilasciato. Volevano fucilarlo. È un bel racconto dove la letteratura si mescola all'esperienza storiche, soprattutto al di là della drammaticità dell'evento, di questo rastrellamento che fu forse il più cruento e più tragico, si mescola con questa figura femminile, avvolta quasi nel sentimentalismo, potremmo dire, una figura quasi romantica. Isel rappresenta un simbolo sostanzialmente, il simbolo della giovinezza, il simbolo della bellezza e il simbolo della forza che la sofferenza può esercitare anche in una situazione estrema come quella, contrapponendo la innocenza, la dolcezza e la leggiadria alla brutalità del rastrellamento, degli arresti, delle deportazioni, delle fucilazioni, delle battaglie tra partigiani e tedeschi. Non tutti però furono fortunati come Isel. Molti di quegli ebrei che venivano da Saint-Martin furono internati al campo di Borgo San Dalmazzo. Questo memoriale è dedicato alla memoria di quelli che Primo Levi chiamerebbe i sommersi, cioè di quelli che questo aiuto non l'hanno trovato e non hanno potuto che arrendersi e non hanno avuto voce per raccontare. Nel memoriale di Borgo San Dalmazzo, in piedi ci sono i nomi dei sopravvissuti. Solo 18. Mentre a terra ci sono i nomi di quelli che non ce l'hanno fatta e sono morti nei campi. Si calcola che tra il primo e il secondo campo, qui a Borgo, furono internate e poi trasferite ad Auschwitz 375 persone. Altrettanti, noi possiamo dire, si sono salvati perché sono rimasti nascosti nelle montagne come Anneliese Gorge e suo padre e sua mamma. La storia di Liesel, Anneliese, Iselle, perché è un diminutivo, il suo nome di battesimo è probabilmente Anneliese, poi veniva chiamata in modi diversi, è una storia più fortunata. Noi non sappiamo dove sia nata, non abbiamo la documentazione su di lei, sappiamo che il papà era nato a Budapest, che vivevano a Vienna, probabilmente sono scappati nel 38 e probabilmente all'8 di settembre sono saliti direttamente da Saint-Martin attraverso le montagne e sono venuti qui.
Guardate, signor Cherubini, qui si vede bene quel colle laggiù dove passano i pellegrini per la marcia della memoria. Questa è la zona distrutta dai bombardamenti del 1945, dove c'erano i tronchi che servivano per il riscaldamento della caserma o per cucinare. Qui vediamo l'ufficiale italiano che comandava la guardia di frontiera e alcuni soldati mischiati con i rifugiati ebrei di Saint-Martin-Vésubie che hanno fatto questo esodo. Non è certo se Isel attraversò le Alpi con questo primo gruppo qui al colle di Ciriegia o se invece passò per il valico della Madonna della Finestra, come fecero molti altri. Dunque sono partiti da Saint-Martin, sono passati qui al santuario e hanno preso l'antica strada del Sale, che era una strada romana. Non si sapeva neppure quando e come conobbe mio nonno, né se sopravvisse alla guerra. Perché fino ad oggi lei era stata solo la ragazza dietro il nome, così insolito, di mia madre, Isella. Queste sono delle foto uniche e straordinarie. Fortunatamente tutte le persone sono state identificate. Qui siamo davanti al comune di Saint-Martin. Ci sono tutti i giovani. Ed ecco la piccola Lisella. Io sono orgogliosa di portare questo nome di Isel, perché da come mi racconta mia madre e come mi raccontava mio padre, diceva che era una ragazza ebrea molto bella. Molto bella. Aveva fatto del bene a tante persone e io porto questo nome e sono orgogliosissima. Oggi sappiamo che Isel non morì quel giorno, né tantomeno i successivi, ricorda Alberto Cavaiò. E c'è anche un Ferdinand che... Prima di scomparire, Isel ha lasciato una traccia. C'è un documento scritto che è rimasto. Mio papà si ricorda che subito dopo, nei mesi immediatamente successivi alla liberazione, gli giunse una cartolina da Parigi dove Isel dava buone notizie di sé e diceva di essere incerta sul suo futuro, come molti altri sopravvissuti, se decidere di trasferirsi negli Stati Uniti o trasferirsi in quello che pochi anni dopo sarebbe diventato lo Stato di Israele nel 48. Isel quindi si è salvata, e si è salvata proprio grazie al coraggio di quel piccolo grande uomo che fu mio nonno.